una mostra fotografico-documentaria per ricordare il contributo delle donne alla costruzione della Carta Costituzionale e della società odierna. L'idea di questa mostra nasce da una mozione che abbiamo presentato a maggio del 2023 e che è stata approvata all'unanimità da tutto il Consiglio Provinciale. Abbiamo avuto la collaborazione di un'associazione toponomastica femminile. Dà la voce a tutte quelle donne che hanno rappresentato in qualche modo la società. Sono rappresentate le 21 donne costituenti che hanno partecipato alla elaborazione della Costituzione, diedero un importante contributo alla nostra Carta con principi quanto mai attuali. Sono state fondamentali per alcune dei concetti e degli ideali trasmessi nella nostra Costituzione. L'articolo 3, che parla di uguaglianza di tutti i cittadini e anche della parità dei sessi, è stato voluto fortemente dalle donne costituenti, perché l'altra parte dell'Assemblea pensava ma non è necessario, mentre l'incidenza di questa cosa dimostra, per esempio, fra i tanti ideali portati avanti, quanto fossero all'avanguardia o quanto donne venute poi da una guerra, da una sofferenza e quant'altro fossero realmente consce, preparate e sensibili su quello che è la vera uguaglianza e su quello che serve alle donne e a tutta la cittadinanza. È stata inaugurata nell'atrio d'onore della provincia di Arezzo e sarà visitabile fino all'11 febbraio anche da parte delle scuole. No, consigliere, le pari opportunità, ci sono oggi le pari opportunità? Non su tutto, abbiamo fatto grandi passi da gigante e il fatto che, dirò una cosa che può probabilmente sembrare strana, che sia necessario che ci sia una commissione pari opportunità vuol dire che le pari opportunità non ci sono o non ci sono su tutto. E io mi auspico, non so se lo vedrò, che un giorno non sia necessario una quota rosa, una commissione per opportunità, ma perché ci sia una civiltà tale per cui le persone siano considerate in quanto persone e ci sia la giusta meritocrazia. No, non sono state raggiunte, né nel lavoro, né nel mondo politico, e purtroppo c'è sempre una discriminazione.